Oggi parleremo del mito di Atteone, il grande cacciatore. Ma prima di parlare del mito di Atteone è necessario fare una piccola premessa a proposito di una battuta che circolava nel mondo greco. La vita dell'uomo è regolata da due fatti imponderabili, il caso e la necessità. Nel senso che ognuno di noi si può trovare coinvolto in situazioni, avventure, circostanze di cui non siamo responsabili, ma inesorabilmente ne paghiamo lo scotto. Così fu il caso di Atteone. Questo cacciatore, profondamente legato all'attività del suo hobby, questo cacciare, è seguito da una bellissima corte di cane di grandissimo valore. Non lasciavano spazio alla fiera, inseguivano le prede e portavano a casa meravigliosi trofei. Atteone ne era ampiamente soddisfatto. In un giorno d'estate di grande calura, Atteone pensò, dopo la battuta di caccia, di rinfrescarsi un poco e appena vide delle acque lustrali che canticchiavano, si avvicinò. In questo piccolo stagno, dove l'acqua continuamente si riversava, c'erano delle ninfe che prendevano il bagno. Appena lo videro, cominciarono a gridare e fuggirono. Ma fuggendo scoprirono che anche insieme a loro c'era Diana, la dea della purezza, che prendeva il bagno per rinfrescarsi. Atteone non era responsabile di essere andato là per guardare, ma Diana non sopportò questo fatto, cioè non sopportò principalmente la possibilità che un mortale potesse raccontare di averla vista nuda mentre prendeva un bagno, anche se, ripeto, Atteone non aveva alcuna intenzione di fare questo. Lo sdegno della dea fu immane e a questo punto pensò di vendicarsi operando la trasformazione di Atteone in una delle tante prede che lui aveva cacciato. Ossia, gradatamente lo trasforma in un cervo. Cominciano a comparire le corna, il suo corpo si riveste della pelle con i piccoli luoghi maculati, le gambe diventano quelle di un cervo e Atteone non è più un essere umano. I suoi cani, ignari del fatto, appena vedono la preda, non riescono a fermarsi e, sentendo questo rumore tipico di una fiera, si avvicinano e gradatamente lo assaltano, mentre lui emette non più grida umane, ma dei muggiti, come era conveniente ad un cervo. Lo sbranano e non riesce Atteone a liberarsi né a farsi riconoscere dai suoi cani. I cani smettono allorquando Atteone è ormai esanime. La dea si è vendicata, perché, così ripeto, nessuno avrebbe potuto dire di averla vista nuda mentre prendeva un bagno. Forse una vendetta eccessiva, sicuramente, ma in ogni caso la dea della purezza non poteva tollerare un fatto del genere e da quel momento Atteone non ebbe più il piacere dei suoi cani. Un'antica tradizione riporta, se è vero, che i cani da caccia, chiamati appunto cerniachi dell'Etna, pare abbiano avuto origine da questi splendidi cani di Atteone che il mito ha consacrato alla morte di un giusto, nel senso che lui ha pagato una colpa che non aveva commesso, ma i suoi cani, a perpetua memoria del rapporto di fedeltà, di amicizia e di stima che c'era stato fra di loro, diventarono i cani eccellenti che ancora oggi sono pregio di chi esercita l'arte venatoria. E ricordiamo che per chi volesse continuare a vedere questi nostri appuntamenti intitolati Raccontanti del mito greco latino, li può seguire presso il portale latecnicadellascuola.it o nei social adesso relativi.